Mister Cappellacci, decima vittoria consecutiva, tre punti preziosissimi perché contro un avversario ostico, ordinato, ma anche contro il primo campo pesante di stagione. Sì, tre punti importanti perché l'abbiamo ottenuti su un campo dove avevamo timore, visto che non c'era mai capitato al di là della partita di Celano. Oggi era veramente allentato, quindi era difficile pensare di poter fare la partita come magari spesso vogliamo fare, e quindi diciamo volevamo vedere che risposta davamo, se eravamo capaci anche di fare una partita sporca con palle lunghe o con rimpalli. Insomma, non siamo andati male, abbiamo trovato il vantaggio. Insomma, il primo tempo è finito bene, poi chiaramente la partita era complicata anche per loro. Noi non siamo stati capaci di ripeterci nel secondo tempo, come spesso ci succede, però insomma la interrompo, la sagacia tattica è stata anche quella di chiuderla nel primo tempo e poi amministrare nella ripresa. Sagacia tattica, se uno dice l'hai scelto, l'hai fatto così proprio perché giochi con il gatto che gioca col topo, non è vero. Noi abbiamo tentato di fare del nostro meglio dall'inizio della partita, quindi l'approccio, come spesso ci succede, è stato buono. Abbiamo trovato i gol, poi non siamo riusciti a continuare nel secondo tempo a fare qualcosina in più che potevamo fare, ecco, questo è un dato di fatto, ma non è vero che noi ci siamo tirati indietro, è che la stanchezza e anche il campo in queste condizioni non ci permetteva tanto altro, però ecco, rimane il fatto che abbiamo avuto un buon approccio, abbiamo vinto la partita e che è quello che conta. Con Morra indisponibile si è visto un gran Lolli in campo, è d'accordo? Sì, mi fa piacere che sottolineate la sua presenza, perché il ragazzo ha giocato poco, oggi si è fatto trovare pronto e quindi gli si riapre un campionato, visto che fino adesso voi per mille motivi non è stato utilizzato. L'ultima, mister, le condizioni di Catalli. Catalli fa parte di quei tre giocatori, anzi quattro, perché Morra poi oggi in effetti era indisponibile, che abbiamo un pochino a parte durante la settimana per problemi muscolari. In settimana non si è allenato come Ndiaye e come Campagna, però dopo hanno dato la loro disponibilità e lui però non ce l'ha fatta a tirare avanti, ha fatto 20 minuti, dopodiché ha avuto di acutizzarsi di questo problema all'adduttore, che comunque non sarà una cosa gravissima, ma di sicuro non è buona, visto che poi noi non siamo una rosa di 30 giocatori, così come Ndiaye e Campagna che hanno tirato Campagna un po' di più, Ndiaye anche lui alla fine del primo tempo non ce la faceva più, e quindi diciamo che oggi, ecco, la vittoria è stata pure importante perché avevamo timore, oltre che del campo, oltre che della bravura degli avversari, anche perché avevamo qualche giocatore a mezzo servizio. Mister, le marce alte dell'Aquila nel primo tempo, poi una grande reazione, un Real Calzoli davvero orgoglioso. Sì, no, devo fare i complimenti, a parte all'Aquila, non scopriamo noi la forza, ma devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché veramente hanno fatto una partita di grossa tenacia e fino alla fine abbiamo provato a riaprire la partita, ma comunque non siamo noi che scopriamo la forza dell'Aquila. Comunque devo dire che sono veramente orgoglioso dei miei ragazzi, una squadra giovane che ci ha messo veramente il cuore. Siete rientrati con grande tenacia dagli spogliatoi, una ripresa giocata anche a buoni ritmi, soprattutto atletici, visto un campo davvero, davvero pesante. Avete cercato di impensierire l'Aquila fino alla fine, apportando anche degli accorgimenti tattici dalla panchina. Sì, diciamo, siamo una squadra giovane, quindi abbiamo tra le nostre forze la corsa e la voglia, che comunque deve sopperire quando si gioca con squadre di categorie superiori come obiettivamente l'Aquila. Lo rammarico perché comunque il primo quarto d'ora avevamo retto abbastanza bene, anche se comunque la partita giustamente l'aveva fatta l'Aquila, poi abbiamo preso gol su un calcio piazzato, su una disattenzione, ma comunque io ripeto, sono soddisfatto e della prova dei ragazzi che veramente ci hanno messo tutto cuore e tanta voglia. Ecco, per un mister non è mai bello parlare di singoli, ma ci concede di sottolineare la prestazione di Morelli a centrocampo. Ma sì, Morelli è il nostro
tra parentesi, cervello della squadra, è un giocatore tecnico su cui insomma gira tutta la squadra, ma a parte la prestazione del singolo che si è da sottolineare, io direi che oggi è da sottolineare la prestazione di tutti gli 11, sia gli 11 titolari sia dei 5 ragazzi che poi sono entrati dopo, abbiamo dato veramente tutto e questo ci deve servire per poter proseguire questo campionato che per noi deve essere un campionato tranquillo e di crescita, ma se si va di questo passo penso che comunque ci sarà una buona crescita da parte dei ragazzi. Ecco, ha parlato già degli obiettivi di questa sua squadra, le faccio l'ultima domanda sul pubblico, su una giornata di sport e di buon senso, perché a metà primo tempo i tifosi locali sono stati fatti confluire nella tribuna coperta sotto un diluvio, è stata la vittoria dello sport. Ma sì, ma deve essere così, perché comunque c'era stato molto allarmismo con il fatto che sarebbero pervenute molte persone all'Aquila, ma questo sport deve essere una festa, è così, poi vince, chi vince vince, non è un problema, però deve essere una festa. Alla fine è stato bello l'Aquila a cantare con i propri tifosi sotto la tribuna e noi a salutare i nostri, è stata una giornata di festa, quindi questi devono essere i valori dello sport.